Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Continuiamo oggi con la serie che potremmo definire di approfondimento sulla saga di Harry Potter, sui suoi aspetti più enigmatici, sulle teorie o, come in questo caso, sui suoi personaggi. Se ce n'è uno degno di nota la cui lunga storia si presta bene per un'attenta analisi è sicuramente Tom Riddle. Ho scelto di fare questo video infatti soprattutto per venire incontro a quelli che, non avendo letto i libri, si sono persi dei pezzi importanti sulla storia di Lord Voldemort. Per comprendere al meglio la singolare condizione che ha portato alla nascita di Tom Riddle, dobbiamo fare un passo indietro e risalire alla madre, Merope Gaunt, e alla sua famiglia. Per agevolare ulteriormente la narrazione, seguiremo passo per passo il percorso che Harry fece nel pensatoio durante Il Principe Mezzosangue e cominceremo dunque da Bob Ogden e dalla dinastia di Gaunt. Il primo ricordo degli avi di Voldemort, Harry lo scopre attraverso gli occhi di Bob Ogden, un impiegato dell'ufficio applicazioni della legge sulla magia. Ci troviamo nei pressi di Little Hangleton, il villaggio dove si trovava la mansione dei Riddle nella quale Voldemort alloggiava all'inizio del Calice di Fuoco. Ogden raggiunse l'abitazione di Gaunt, una catapecchia in malora, con i muri ricoperti di muschio e il tetto distrutto dalle intemperie. Qui facciamo la conoscenza degli ultimi discendenti della famiglia Gaunt. Orvoloson è un vecchio tarchiato, dal carattere arrogante e violento. Il figlio Orfin non è molto diverso. Più giovane e alto, sì, ma propenso alla violenza e al maltrattamento per il puro divertimento. E infine, c'è Merope. La figlia di Orvoloson, fin dal primo incontro, ci viene presentata come un personaggio tristemente squallido. È tenuta praticamente in cattività, obbligata a restare in quella catapecchia insieme al fratello e al padre abusivo. Nonostante sia una strega, le sue capacità magiche sono terribilmente limitate, tanto che Orvoloson la chiama Maganò. Ogden si trova lì per conto del ministero, per convocare Orfin ad un'udienza, in seguito ad un suo attacco ad un babbano. Qui Orvoloson monta su tutte le furie, perché ritiene che non ci sia nulla di sbagliato nell'assalire un babbano, in quanto essi non sono altro che feccia. E qui emerge anche la caparbietà del vecchio riguardo la purezza del sangue. Orvoloson sventola davanti al naso dell'impiegato un grande anello, recante il blasone dei Poverell. Non è altro che l'anello contenente la pietra della risurrezione, e che successivamente Voldemort trasformerà in un Horcrux. Ma non è l'unico. In un impeto di rabbia, Orvoloson si scaglia contro la figlia Merope, trascinandola per la catenella che porta al collo, e mostra un medaglione dorato che apparteneva allo stesso Salazar Serpeverde, e che poi diventerà un altro Horcrux. A questo punto, l'attenzione di tutti viene distolta da un rumore di zoccoli e da alcune voci fuori dalla casa. Si tratta di Tom Riddle, un giovane e affascinante babbano che abita in paese e che era solito passare a dorso di cavallo davanti alla casa di Gaunt. Qui Orfin rivela l'amore segreto che Merope provava per il giovane Riddle e si scopre che il babbano assalito da Orfin era proprio lui. Ma per Orvoloson ciò si rivela troppo. Lui, un puro sangue ossessionato dalle proprie discendenze e dalla purezza della sua linea genealogica, non poteva sopportare l'idea che la figlia sbavasse dietro un sudicio babbano con le vene sporche. Si scaglia sulla figlia, cercando di strangolarla, quando Ogden interviene mandando all'aria il vecchio. L'uomo riesce a scappare e si smaterializza al ministero, tornando pochi minuti dopo con i rinforzi. Orfin e suo padre cercano di dare battaglia, ma vengono sopraffatti entrambi, portati via e condannati dal Wizengamot. Orfin viene condannato a 3 anni ad Azkaban, mentre Orvoloson a 6 mesi. Merope, ritrovandosi libera per la prima volta nella sua vita, può finalmente inseguire i suoi sogni. Senza l'abuso ossessivo del padre e del fratello, le sue abilità magiche sembrano ritornare. Merope riesce a somministrare un filtro d'amore a Tom Riddle, e insieme i due scappano, creando non poco scompiglio nel piccolo villaggio di Little Hangleton. I due si sposano, e Merope rimane incinta. Dopo circa un anno, la strega decide di smettere di somministrargli il filtro d'amore. È convinta che dopo tutto questo tempo passato insieme, e l'attesa di un bambino, abbiano scaturito in Tom Riddle un amore sincero per lei. Ma si sbaglia. Una volta libero, Riddle l'abbandona e se ne torna alla dimora di famiglia Little Hangleton, lasciando Merope da sola a Londra, senza il becco di un quattrino, e prossima al parto. Certo, Merope rimaneva pur sempre una strega, ma sembra che fosse terribilmente instabile agli sbalzi emotivi. Quando il marito l'abbandonò, il dolore per l'amore perduto sembrò privarla dei suoi poteri. Per non morire di fame, Merope vendette l'unica cosa di valore che possedeva, il medaglione di Serpeverde, accettando una modestissima somma di denaro, appena 10 galeoni. La notte del 31 dicembre del 1926, Merope arrivò barcollando sulle scale di un orfanotrofio. Fu accolta dentro, e un'ora dopo nacque il suo bambino, un maschio. Dopo un'altra ora, morì. Il suo ultimo desiderio fu che il figlio somigliasse al padre, e chiese che venisse chiamato Tom, come tale, e Orvoloson, come il nonno, e che il cognome fosse Riddle. L'ultimo desiderio di Merope sembrò avverarsi. Il piccolo Tom crebbe ad essere la copia esatta del suo padre babbano, ma ereditò un tratto anche dalla famiglia della madre, ovvero la violenza e la malvagità. Costretto a crescere in un orfanotrofio, abbandonato e dimenticato da tutti, Tom comincia ad imporsi sugli altri fin dalla sua più tenera età. È cattivo con i suoi compagni, non si fa scrupoli nel maltrattarli o derubarli, pur di impossessarsi di quello che vuole, né nel far capitare loro incidenti spiacevoli.
Tom ovviamente non sa di essere un mago, ma ciononostante riesce a sfruttare i suoi poteri magici per ferire gli altri. Il percorso di Harry attraverso i ricordi lo fa arrivare proprio sulla porta dell'orfanotrofio in questione, questa volta attraverso gli occhi di un giovane albo silente, arrivato a Londra per reclutare Tom nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Per prima cosa, Silente si sofferma a parlare con la signora Cole, la responsabile dell'orfanotrofio, informandola del suo interesse verso il futuro di Tom e chiedendole delle informazioni a riguardo. La donna gli racconta di come sua madre sia morta poche ore dopo il parto, di come Tom sia rimasto orfano e del suo comportamento che arriva a spaventare gli altri bambini. Non nega il fatto che sia però molto difficile sorprenderlo. Tom non si fa mai beccare, ma se a qualche bambino capita di litigare con lui, il giorno dopo gli capita qualcosa di brutto. La signora Cole racconta anche un episodio particolarmente interessante accaduto durante la gita estiva. I bambini vengono portati una volta all'anno in campagna al mare e durante una di queste uscite, Tom e due altri bambini si sono avventurati in una caverna per esplorare. Questi due bambini non sono più stati gli stessi dopo quell'escursione e per quanto Tom avesse giurato che nulla fosse successo là dentro, la signora Cole è convinta del contrario. La seguente è solamente una mia personale teoria, ma mi piace pensare che quella caverna fosse proprio la stessa dove Voldemort avrebbe poi nascosto il medaglione di Sempreverde. Nonostante tutti questi racconti spiacevoli sul conto del giovane Tom Riddle, Silente è comunque interessato a parlargli. Viene condotto nella sua piccola stanza e, rimasti soli, Silente gli spiega di come lui sia un professore interessato a iscriverlo alla sua scuola. Tom è però molto ostile e riservato. Pensa che Silente sia un dottore mandato dalla signora Cole e che Hogwarts non sia altro che un manicomio dove essere ricoverati. Ma Silente, pazientemente, gli spiega che Hogwarts non è un manicomio, ma una scuola di magia. La reazione di Tom alla notizia è molto singolare. Rimane fermo per un secondo, assimilando la nuova notizia, ma si dimostra subito molto fiducioso, ora che finalmente ha capito cosa siano i suoi poteri. A differenza di Harry, Tom crede subito al fatto che sia un mago, dicendo che aveva sempre saputo di essere speciale, di essere migliore degli altri. Ma non si fida di Silente, e vuole che anche lui gli dimostri la sua natura magica. Per tutta risposta, questi agita la sua bacchetta incendiando l'armadio di Tom. Il bambino guarda subito con avidità la bacchetta di Silente, capendo all'istante che si tratta di un oggetto che gli avrebbe permesso di esercitare al meglio i suoi poteri, e chiede subito dove può procurarsene una. Per tutta risposta, Silente gli fa notare che qualcosa sta cercando di uscire dal suo armadio, e aprendolo, Tom rivela una miriade di oggetti rubati agli altri bambini. Silente spiega a Tom che il furto non è tollerato ad Hogwarts, e che a scuola gli verrà insegnato non solo a usare la magia, ma anche a controllarla. Gli consegna poi un borsellino pieno di galeoni, spiegandogli che dovrà recarsi a Diagonali per provvedere all'acquisto del materiale scolastico. Si offre di accompagnarlo, ma Tom rifiuta all'istante dicendo che non ha bisogno del suo aiuto. Fin da subito si dimostra totalmente autonomo, incline all'isolamento e privo di amici. Non vuole aiuto o compagnia per andare a Diagonali, preferisce agire da solo, esattamente come farà poi il Voldemort adulto. Silente gli spiega come arrivare al paiolo magico e di chiedere di Tom il barista una volta lì. Anche qui Tom ha una reazione strana. Non gli piace il fatto che qualcun altro condivida il suo stesso nome. In quel momento dimostra il suo disprezzo per qualunque cosa lo leghi ad altre persone, qualunque cosa lo renda ordinario, motivo per cui pochi anni dopo si sbarazzerà del suo nome e creerà la maschera di Lord Voldemort. Infine, quando Silente si appresta ad andarsene, Tom gli rivela un ultimo dettaglio. È capace di parlare con i serpenti. Questa singolare abilità da rettilofono colpì Silente, ma non lo fece preoccupare più di tanto ai tempi. Come spiega anche ad Harry, i poteri di Tom erano sorprendentemente sviluppati per un mago così giovane, e aveva già scoperto di poterli in qualche modo controllare e cominciato a usarli con consapevolezza contro gli altri, per punire, spaventare e ferire. E soprattutto, il giovane Tom Riddle amava collezionare trofei, aspetto che si rivelerà fondamentale con il procedere degli anni. Arrivò l'inizio dell'anno scolastico, e con esso arrivò Tom Riddle, un ragazzo tranquillo, con un uniforme di seconda mano, che si mise in fila con gli altri del primo anno per essere smistato. Fu assegnato alla casa di Serpeverde nello stesso istante in cui il cappello parlante sfiorò la sua testa. Non si sa quanto tempo dopo Riddle apprese che il celebre fondatore della casa sapeva parlare con i serpenti, forse quella sera stessa. La scoperta può soltanto averlo esaltato e aver accresciuto il suo senso di importanza. Tuttavia, se spaventò cercò di affascinare i compagni Serpeverde con esposizioni di serpenteze in sala comune, non ne giunse voce al corpo insegnanti. Riddle non diede alcun segnale di arroganza o aggressività. Essendo un orfano di insolito talento e di bell'aspetto, fin dal suo arrivo attirò l'attenzione e la comprensione dei professori. Sembrava educato, tranquillo e avido di sapere. Quasi tutti furono assai favorevolmente colpiti da lui. Solo Silente non cedette ai suoi inganti e mantenne sempre un certo occhio di riguardo nei suoi confronti. Col passare del tempo, Tom raccolse attorno a sé un gruppo di amici zelanti, definibili così perché, come già detto, Riddle non provava alcun affetto per loro. Questo gruppo esercitava una sorta di fascino oscuro all'interno del castello. Erano una compagnia eterogenea, un misto di deboli in cerca di protezione, ambiziosi in cerca di gloria condivisa e di bruti che gravitavano attorno a un capo in grado di mostrare loro forme più sofisticate di crudeltà.
In altre parole, erano i precursori dei Mangiamorte, e difatti alcuni di loro divennero i primi Mangiamorte dopo aver lasciato Hogwarts. Strettamente controllati da Riddle, non furono mai sorpresi a compiere aperte malefatte, anche se i loro 7 anni a Hogwarts furono segnati da una serie di incidenti ai quali non furono mai collegati con piena soddisfazione. Il più grave di questi fu l'apertura della Camera dei Segreti, che culminò con la morte di Mirtilla Malcontenta. Per Silente, risultò molto difficile trovare molti ricordi di Riddle a Hogwarts. Pochi di coloro che lo conobbero erano ancora disposti a parlare di lui, erano troppo spaventati. Dopo lunghe e penose ricerche, arrivò ad una serie di conclusioni. Scoprì prima di tutto che Riddle era ossessionato dalla sua stirpe. Questo era comprensibile, naturalmente. Era cresciuto in un orfanotrofio ed era ovvio che desiderasse sapere come c'era arrivato. Pare che abbia cercato invano tracce di Tom Riddle Senior sugli scudi della sala dei trofei, tra le liste dei prefetti nei vecchi documenti scolastici, perfino sui libri di storia della magia. Infine, fu costretto ad accettare il fatto che il padre non avesse mai messo piede a Hogwarts. Fu allora molto probabilmente che abbandonò il suo nome per sempre, assunse l'identità di Lord Voldemort e cominciò le indagini sulla famiglia della madre che fino ad allora aveva disprezzato. Infatti era convinto che la donna non potesse essere una strega, poiché aveva ceduto alla vergognosa debolezza umana della morte. Aveva solo un nome su cui basarsi, Orvoloson, e dal personale dell'orfanotrofio aveva saputo che era il nome del padre di sua madre. Infine, dopo faticose ricerche in vecchi libri sulle famiglie magiche, scoprì l'esistenza del ramo sopravvissuto di Serpeverde. Nell'estate del suo 16° anno, lasciò l'orfanotrofio e partì alla ricerca dei parenti Gaunt. Quello che è successo successivamente lo sappiamo da uno dei ricordi che vide Harry e Silente ritornare nella catapecchia dei Gaunt. Il soffitto era coperto di ragnatele, il pavimento foderato di terriccio, cibo muffito e macrescente era disposto sul tavolo in un caos di pentole incrostate. La sola luce veniva da un'unica tremolante candela, ai piedi di un uomo con capelli e barba così lunghi che non si distinguevano né gli occhi né la bocca. Era afflosciato in una poltrona vicino al fuoco, e sembrava morto. Ma poi, qualcuno bussò forte alla porta, e l'uomo si svegliò in un sussulto, alzando una bacchetta nella destra e un corto pugnale nella sinistra. La porta si aprì cigolando. Sulla soglia, con in mano una lanterna vecchio stile, c'era un bel ragazzo, alto, pallido, dai capelli scuri, che Harry riconobbe subito, Voldemort adolescente. Il suo sguardo si spostò adagio per il tugurio e poi si posò sull'uomo in poltrona. Per qualche istante si guardarono. Poi l'uomo si alzò barcollando, facendo sbattacchiare e tintinnare le numerose bottiglie vuote ai suoi piedi. L'uomo fece per scagliarsi con Riddle, con il pugnale e la bacchetta alzati, ma questi gli intimò di fermarsi in serpentese. Di colpo, l'uomo si fermò, colpito dal fatto che lui parlasse la lingua dei serpenti. Riddle chiese all'uomo dove fosse Orvoloson, e questo gli spiegò che era morto da anni e che lui era Orfin, suo figlio. Si allontanò i capelli dal volto sporco per vedere meglio Riddle. Alla mano destra portava l'anello con la pietra nera appartenuta a Orvoloson. Orfin disse di averlo scambiato per quel babbano, dato che era uguale a lui. Il babbano che piaceva a sua sorella e che viveva nella casa grande sul colle. Aggiunse poi che era tornato, dopo aver lasciato Merope, e sputando per terra disse che Merope le aveva derubati del medaglione di Serpeverde. A questo punto, Voldemort si fece avanti, e in quel momento calò un'oscurità innaturale, che spense la lampada di Voldemort e la candela di Orfin, e che spense tutto quanto. Il giorno dopo, Orfin si sarebbe svegliato disteso a terra, solo, e con l'anello di Orvoloson che era sparito dal suo dito. Intanto, nel villaggio di Little Hangleton, una servetta correva lungo la strada principale, urlando che c'erano 3 cadaveri nel salotto della sala grande. Tom Riddle Senior, sua madre e suo padre. Le autorità babbane erano perplesse. Probabilmente tutt'oggi ignorano come siano morti Riddle, perché la maledizione Avada Kedavra non lascia tracce. Il ministero, d'altra parte, capì subito che si trattava di un assassino magico. Sapevano anche che un nemico dichiarato dei babbani viveva dall'altra parte della valle ed era già stato incarcerato una volta per aver aggredito una delle persone assassinate. Così il ministero fece visita a Orfin. Non ebbero bisogno di interrogarlo, di verità serum o di legilimanzia. Ammise subito il delitto, rivelando particolari che solo l'assassino poteva conoscere. Era fiero, disse, di aver ucciso i babbani. Aveva aspettato per tutti quegli anni l'occasione giusta. Consegnò la bacchetta, che subito fu riconosciuta come l'arma del delitto, e si lasciò portare ad Azkaban senza lottare. Lo turbava solo il fatto che l'anello di suo padre fosse sparito. «Mi ucciderà per averlo perso», ripeteva continuamente. «Mi ucciderà perché io ho perso l'anello!» E a quanto pare furono le ultime parole che pronunciò. Visse ciò che gli restava da vivere ad Azkaban, lamentando la perdita dell'ultimo cimelio di Orvoloson, e fu sepolto accanto alla prigione insieme ad altre povere anime che erano spirate dentro quelle mura. Da quel che sembra, Voldemort gettò uno stupefacium sullo zio, gli prese la bacchetta e attraversò la valle diretto alla casa grande sul colle. Là, uccise l'uomo babbano che aveva abbandonato sua madre strega, e per buona misura i nonni babbani, cancellando così gli ultimi indegni Riddle e vendicandosi del padre che non l'aveva mai voluto. Poi tornò nella catapecchia di Gaunt, eseguì la complicata magia per innestare un falso ricordo nella mente dello zio, posò la bacchetta di Orfin accanto al proprietario privo di sensi, intascò l'anello e se ne andò.
Dopo il ricordo appartenuto a Orphin, Silente mostra ad Harry quello da lui ritenuto il ricordo più importante che abbia mai raccolto, ovvero il ricordo distorto di Lumacorno. Per agevolare il racconto, prenderemo direttamente in considerazione il ricordo completo. Harry e Silente si ritrovavano davanti a un Horace Lumacorno molto più giovane. Si trovavano nel suo ufficio, e 6 o 7 ragazzi nel cuore dell'adolescenza lo circondavano, seduti su poltrone più dure e basse della sua. Riddle spiccava subito tra gli altri. Era il più bello e il più disinvolto di tutti. Sulla mano destra portava l'anello nero e oro di Orvoloson. Aveva già ucciso suo padre. Rimasto da solo con Lumacorno, Tom gli chiese cosa sapesse degli Horcrux, e questi, un po' riluttante, gli spiegò come funzionassero. La curiosità di Tom però si spinse ben oltre. Riteneva che un solo Horcrux non fosse abbastanza sicuro, e chiese a Lumacorno se 7, per esempio, non fosse il numero magico perfetto. Ovviamente Lumacorno ne fu scioccato, ma questa semplice affermazione servì a confermare i sospetti di Silente. Voldemort aveva deciso di spezzare la sua anima in 7 pezzi, creando così 6 Horcrux. Tom Riddle raggiunse così il 7° anno di istruzione, ovviamente con il massimo dei voti in tutti gli esami. Attorno a lui, i compagni sceglievano il mestiere da intraprendere una volta lasciato Hogwarts. Quasi tutti si aspettavano cose spettacolari da Tom Riddle: prefetto, caposcuola, vincitore del premio speciale per i servigi resi alla scuola. Parecchi insegnanti, tra cui il professor Lumacorno, gli suggerirono di andare a lavorare al Ministero della Magia e si offrirono di procurargli dei colloqui, gli fornirono contatti utili, ma lui rifiutò tutte le offerte. E dopo un po' di tempo, gli insegnanti vennero a sapere che Voldemort lavorava da Magie Sinister. Ma quella non fu la sua prima scelta. Allora non lo sapeva quasi nessuno, ma Voldemort per prima cosa avvicinò il professor Dippet e chiese se poteva restare a Hogwarts come insegnante. Le ragioni che lo spinsero a una tale richiesta si possono solo supporre. Prima di tutto, Voldemort era più affezionato a questa scuola di quanto lo sia mai stato una persona. Hogwarts era il luogo in cui era stato più felice, il primo e l'unico in cui si era mai sentito a casa. Secondo, il castello è una roccaforte di antica magia. Senza dubbio Voldemort ne aveva scoperto molti segreti, certamente più di gran parte degli studenti che vi transitano, ma forse sentiva che c'erano altri misteri da svelare, riserve di magia a cui attingere. E terzo, da insegnante avrebbe avuto un enorme potere e un grandissimo ascendente sui giovani maghi e streghe. Sicuramente Voldemort non pensava di passare il resto della sua vita a Hogwarts, ma probabilmente la vedeva come un utile terreno di reclutamento e un luogo nel quale poter cominciare a costruirsi un esercito. Ma non ottenne il posto. Il professor Dippet gli disse che 18 anni erano troppo pochi, ma lo invitò a riproporsi dopo qualche anno, se avesse ancora desiderato insegnare. Così Voldemort andò da Magie Sinister, e tutti gli insegnanti che l'ammiravano dissero che era sprecato, un giovane mago così talentuoso, finire a fare il commesso in un negozio. Ma Voldemort era molto più di un commesso. Educato, di bell'aspetto e capace, ben presto si vide affidare compiti particolari, di un genere possibile solo in un posto come Magie Sinister, specializzato in oggetti insoliti e potenti. Voldemort veniva inviato a convincere le persone a vendere i propri tesori, e pare che fosse straordinariamente abile. Il seguente ricordo riguarda proprio uno di questi compiti, e appartiene a Hookie, l'elfa domestica di una strega molto vecchia e molto ricca, chiamata Hepzibah Smith. Harry e Silente si ritrovavano in un salotto, davanti a una vecchia signora immensamente grassa, con una sontuosa parrucca rossiccia e drappeggiata in un completo rosa acceso. Un campanello tintinò all'improvviso, e sia la padrona che l'elfa domestica sussultarono. Quest'ultima tornò di lì a poco, seguita da un altro giovane. Voldemort era vestito semplicemente, con un completo nero. I capelli erano un po' più lunghi di come li portava a scuola e aveva le guance incavate, ma tutto questo gli donava. Era più attraente che mai. Si fece strada nella stanza sovraffollata, dando prova di esserci già stato più volte, e fece un profondo inchino davanti alla manina grassa di Hepzibah, sfiorandola con le labbra e tirando fuori dal nulla un mazzo di rose. I due iniziarono a conversare, e Tom rivelò di essere venuto in visita poiché il signor Burke, titolare del negozio, voleva aumentare l'offerta per l'armatura dei folletti. Ma per tutta risposta, Hepzibah volle mostrargli un cimelio che non aveva mai rivelato a Burke, facendogli promettere che non gliel'avrebbe mai parlato. Tom acconsentì, e Hookie arrivò recando sulla testa 2 scatole di pelle. La prima scatola conteneva una piccola coppa d'oro con 2 manici finemente lavorati. Voldemort tese una mano dalle lunghe dita e prese la coppa per un manico, sollevandola dalla morbida imbottitura di seta. Una scintilla rossa parve balenare nei suoi occhi scuri. La sua espressione avida si rispecchiò. Osservando meglio l'incisione sulla coppa, notò che vi era inciso un tasso, e Hepzibah gli confermò che era appartenuta a Tosca Tasso Rosso. Lei, infatti, altro non era che l'ultima discendente, e quella coppa veniva tramandata nella famiglia da generazioni. Sfilò la coppa dall'indice di Voldemort e la depose con dolcezza nella scatola, troppo concentrata a sistemarla per accorgersi dell'ombra che attraversò il volto di Voldemort quando l'oggetto gli venne sottratto. L'elfa prese la scatola, e Hepzibah rivolse la sua attenzione a quella molto più piatta che teneva ancora in grembo. Fece scivolare indietro il fine fermaglio di filigrana e aprì la scatola. Lì, sul liscio velluto cremisi, era adagiato un pesante medaglione d'oro. Questa volta Voldemort tese la mano senza aspettare un invito, e alzò il medaglione verso la luce, fissandolo, e notando il marchio di serpe verde.
Questa volta non c'era da sbagliarsi. Gli occhi di Voldemort lampeggiarono di rosso e le sue nocche sbiancarono attorno alla catena d'oro, ma Hedwig era troppo occupata per accorgersene. Si protese per riprenderlo, ma Voldemort lasciò che semplicemente gli scivolasse via dalle dita, e Uki prese entrambe le scatole per riporle al sicuro. Hepzibah Smith sarebbe morta 2 giorni dopo questa scenetta. Uki, l'elfa domestica, fu accusata dal ministero di aver avvelenato per errore la cioccolata serale della padrona. Senza dubbio, vi sono molti punti in comune tra questa morte e quella dei Riddle. In entrambi i casi, qualcun altro venne accusato, e questo qualcuno aveva un chiaro ricordo di aver provocato la morte. Uki ricordava di aver messo nella cioccolata della padrona qualcosa che si rivelò non essere zucchero, ma un veleno letale poco noto. Fu stabilito che non l'aveva fatto con intenzione, ma essendo vecchia e confusa. Senza ombra di dubbio, Voldemort aveva modificato la sua memoria così come aveva fatto con Orphine. E proprio come con Orphine, il ministero era prevenuto nei confronti di Uki perché era un'elfa domestica. Era vecchia, ammise di aver avvelenato la bevanda e nessuno al ministero si prese la briga di indagare più a fondo. La sua memoria però provava che Voldemort sapesse dell'esistenza della coppa e del medaglione. Quando Uki fu condannata, la famiglia di Hepzibah si era già resa conto che mancavano 2 dei suoi più preziosi tesori. C'era voluto un po' di tempo per accertarlo, perché lei aveva un sacco di nascondigli, avendo sempre custodito gelosamente la sua collezione. Ma prima che fossero assolutamente certi che la coppa e il medaglione erano entrambi svaniti, il commesso di magie Sinister, il giovane che così spesso aveva fatto visita a Hepzibah e l'aveva affascinata tanto, aveva dato le dimissioni ed era sparito nel nulla. I suoi superiori non avevano idea di dove fosse andato, erano sorpresi quanto chiunque altro. E per lungo tempo non si vide né si sentì più parlare di Tom Riddle. Voldemort aveva commesso un altro omicidio, probabilmente il primo dopo l'assassinio dei Riddle. Questa volta non uccise per vendetta, ma per profitto. Voleva i 2 favolosi trofei che quella povera vecchia infatuata gli aveva mostrato. Entrambi gli oggetti erano appartenuti a 2 fondatori di Hogwarts, e come ben sappiamo, gli oggetti scelti da Voldemort per diventare degli Horcrux furono sempre oggetti simbolici e pieni di significato. Infine, l'ultimo ricordo che Silente mostra ad Harry riguarda una sua personale esperienza con Voldemort. 10 anni separano la memoria di Uki da questa, 10 anni durante i quali si possono immaginare che cosa fece Lord Voldemort. Harry si ritrova nell'ufficio di Silente con un Albus molto più simile a quello contemporaneo, anche se il suo volto era forse un po' meno segnato dalle rughe. Il Silente più giovane sembrava in attesa di qualcosa, e infatti pochi istanti dopo si sentì bussare alla porta, e Voldemort entrò nella stanza. I suoi tratti non erano quelli che Harry aveva visto affiorare dal vasto calderone di pietra al suo 4° anno. Non erano così serpenteschi, gli occhi non erano ancora rossi, il volto non così simile a una maschera. Ma non era più il Bertram Riddle di una volta. Silente lo salutò in maniera cordiale e gli offrì da bere, per poi chiedergli a cosa dovesse il piacere della visita. Voldemort rispose che era tornato per chiedere di nuovo quello che una volta era troppo giovane per ottenere, ovvero un posto da insegnante ad Hogwarts. Ma Silente è titubante, e critica a Voldemort le sue azioni degli ultimi anni, nonché la schiera di seguitori che si è creato negli anni. Si rifiuta di concedergli la cattedra di difesa contro le altre scuole e aggiunge che sa bene che quello non è il vero motivo per cui Voldemort è tornato ad Hogwarts. Infatti a Voldemort non interessava più insegnare. La vera ragione per cui aveva sperato di potersi intrufolare a Hogwarts era per poter cercare altri cimeli, possibilmente di Grifondore Corvo Nero, da trasformare in Horcrux. 4 oggetti dei 4 fondatori avrebbero esercitato sull'immaginazione di Voldemort un'attrattiva irresistibile. Fatto curioso, da quando Silente rifiutò quel posto a Tom Riddle, non riuscì mai a trattenere un insegnante di difesa contro le arti oscure per più di un anno. Era come se Voldemort avesse maledetto quella cattedra. Giunto ormai ad altissimi livelli nella conoscenza delle arti oscure, dopo essere riuscito ad assicurare a quello che resta della sua anima l'immortalità rispetto al proprio colpo grazie agli Horcrux, Voldemort si rivela al mondo magico e inizia il suo regno di terrore con l'aiuto dei fedeli mangiamorte e di creature oscure di cui si serve per diffondere morte e disperazione. Molte famiglie puro sangue si fanno influenzare dalle idee di Voldemort e aderiscono ai suoi propositi totalitari, ma più tardi alcune di queste si tirano indietro. Per combattere Voldemort e i suoi seguaci viene istituita, in parallelo ma in segreto rispetto all'attività degli Auror del Ministero della Magia, un'organizzazione detta Ordine della Fenice, fondata da Silente e composta da abili maghi e streghe. Molti di questi vengono uccisi durante la prima guerra contro Voldemort. Il Ministero vede in prima linea nella lotta al male il capo del Dipartimento per l'applicazione della legge magica, Barthemius Crouch, che tra le iniziative adottate per stroncare le attività di Voldemort conferisce agli Auror il potere di usare le maledizioni senza perdono contro i mangiamorte senza dover scontare la pena prevista per un atto del genere, ovvero la reclusione a vita ad Azkaban. All'apice del suo potere viene improvvisamente fatta una profezia da una presunta veggente, Sibylla Cuman. Essa afferma che alla fine del mese di luglio sarebbe nato, dai maghi che per 3 volte avevano sfidato l'oscuro signore, un bambino che sarebbe stato in grado di vincere Voldemort perché quest'ultimo l'avrebbe indicato come suo uguale, ignorando tuttavia un potere posseduto dal bambino e a lui sconosciuto. La profezia viene pronunciata davanti ad Albus Silente nel pub Testa di Porco, nel villaggio di Hogsmeade, ma è ascoltata solo nella sua prima parte anche da Severus Piton, che allora era un mangiamorte fedele a Voldemort.
È proprio Piton a svelare al suo signore l'esistenza di questa profezia, e benché fossero due i possibili soggetti, ovvero Neville Paciocca e Harry Potter, Voldemort era certo che fosse Potter e non Paciocca ad essere il bambino della profezia, in quanto Harry era mezzo sangue proprio come lui, mentre Neville era un puro sangue. Per tale motivo inizia una caccia ossessiva ai Potter. Voldemort si reca così di persona nella loro residenza, nel villaggio di Godric Hollow, con l'intento di sterminare i Potter creando il sesto e ultimo Horcrux, al termine del quale la sua anima sarebbe stata divisa in 7 parti e lui sarebbe diventato immortale. Dopo aver ucciso a sangue freddo un disarmato James, offre a Lily la possibilità di salvarsi se avesse rinunciato a difendere il bambino. Ella però, rifiutandosi di fuggire, si frappone fra la maledizione di Harry, fornendo al figlio, con il suo sacrificio d'amore, una protezione che neanche Voldemort avrebbe potuto scalfire. Così l'incantesimo si ritorce contro il suo creatore, lasciando il bambino incolume. Da questo momento, secondo la profezia, Harry diventa a tutti gli effetti il prescelto che può sconfiggere Voldemort, in quanto designato, nell'atto di aggredirlo, eguale dallo stesso Signore Oscuro. Dopo questo fatto, il regno di terrore di Lord Voldemort cade. Negli anni successivi, i Mangiamorte vengono quasi tutti assicurati alla giustizia e rinchiusi ad Azkaban. Per 13 anni Voldemort vaga sulla Terra sotto forma di un'anima moribonda, meno che fantasma, con indosso un lungo mantello ed un grande cappuccio. Il potere degli Horcrux lo tiene comunque aggrappato alla vita, ma lui è costretto in un lungo vagabondaggio per le foreste dell'Albania. Fino a questo punto della storia possiamo solo speculare sul percorso cronologico dei suoi Horcrux, in quanto non venne mai chiarita con precisione la tempistica con cui Voldemort li creò. Sappiamo però che fosse una sua abitudine attribuire morti importanti alla loro creazione, quindi si potrebbe provare a ricreare una linea temporale degli Horcrux. Il primo Horcrux creato è stato il diario di Tom Riddle, in seguito alla morte di Mirtilla Malcontenta nel 1943, dove il Voldemort emerso dal diario aveva 16 anni. Probabilmente Voldemort aveva aspettato la conversazione con Lumacorno prima di creare il primo Horcrux, quindi questo deve essere accaduto in un punto tra settembre e dicembre del 1943. Essendo che nell'estate del 43 aveva anche ucciso la famiglia dei Riddle e si era impossessato nell'anello di Orvoloson, questo deve essere diventato il suo secondo Horcrux, sempre nello stesso periodo. Il terzo Horcrux è stato la Coppa di Tosca Tasso Rosso, in seguito alla morte di Hezibat Smith, attorno al 1945-46, quando Voldemort aveva all'incirca 20 anni. Sul quarto Horcrux, il medaglione di Serpe Verde, non si sa molto. Sembra sia stato creato in seguito all'assassino di un vagabondo babbano, nello stesso periodo della Coppa di Tasso Rosso. Ora, apriamo una piccola parentesi riguardante il quinto Horcrux, ovvero il diadema di Corvo Nero. La storia di questo Horcrux è forse quella che meglio sappiamo, dato che è risaputo che Voldemort conoscesse la posizione del diadema già quando era Hogwarts. Nel 1956, a 30 anni, in seguito all'assassinio di un contadino albanese, lo trasformò in un Horcrux. Sembrerebbe che nella notte in cui Voldemort era tornato per chiedere la cattedra di difesa contro le arti oscure a Silente, avesse anche deciso di nascondere il diadema nella stanza delle necessità. Per quel che riguarda il sesto Horcrux, Voldemort intendeva sicuramente usare la morte di Harry per creare l'ultimo. La morte del prescelto annunciato dalla profezia sarebbe stata perfetta come simbologia. Non si sa bene quale oggetto intendesse usare, ma in ogni caso il suo piano fallì, poiché la maledizione rimbalzò distruggendolo e rendendo Harry, inconsapevolmente, il sesto Horcrux. Era il 1981 e Voldemort aveva 55 anni. Un dibattito curioso assume la figura del professor Raptor. Sembrerebbe infatti che questi possa essere considerato come una sottospecie di Horcrux temporaneo, in quanto l'anima di Voldemort aveva abitato il suo corpo usandolo come un contenitore e soggiogandolo così alla sua volontà. Ma dato che non si tratta di un Horcrux ufficiale, io personalmente lo escluderò dalla lista. Infine, l'ultimo e settimo Horcrux, che però Voldemort credeva fosse il sesto, è stata Nagini. Berta Jorkins era un'impiegata del Ministero della Magia che si trovava in Albania, dove Voldemort e Codaliscia si nascondevano in quel periodo. Capitata per caso nelle grinfie di Codaliscia, Voldemort la uccise e la usò per trasformare Nagini in un Horcrux. Era il 1994 e Voldemort aveva 68 anni. Nello stesso anno sarebbe rinato, tornando così al potere e reinstaurando in breve tempo un nuovo regno di terrore. E ritengo saggio quindi concludere il racconto a questo punto, ovvero esattamente un attimo prima che cominci la pietra filosofale, poiché tutte le altre storie, tutto il racconto e la storia di Voldemort da questo punto in poi nei libri viene comunque, e anche nei film tutto sommato viene spiegata molto bene e la sappiamo. Tutto quello che riguarda, diciamo, il prequel sulla storia di Voldemort l'ho raccontato. Certo, quali conclusioni possiamo fare? Sicuramente, come abbiamo detto, le condizioni che hanno portato alla nascita di Lord Voldemort sono state molto singolari, perché è stato un figlio concepito sotto l'effetto di un filtro d'amore e si pensa e si specula che sia proprio questo il motivo per cui Lord Voldemort non ha mai avuto parte di amore e non ha mai conosciuto appunto sentimenti come l'amore e l'affetto, perché non è come se quasi non fossero stati presenti nel suo DNA alla sua nascita. Sì, robe un po' strane, i filtri d'amore, tutta questa storia qui. E comunque qui possiamo vedere il percorso che l'ha portato dall'essere Tom Riddle a diventare Lord Voldemort è stato abbastanza graduale e la violenza e i suoi piani malvagi comunque l'hanno accompagnato fin dalla prima infanzia.
Rimane però senza ombra di dubbio un personaggio molto molto interessante che, come abbiamo appena visto, ha un sacco di risvolti, non è colpa sua. Io non ho mai detto che fosse colpa di Voldemort, che è nato così, poverino, non ci possiamo fare nulla. Quindi a questo punto sì, direi che concludo questo video. Per quelli che magari non li hanno ancora visti, vi ricordo che io ho fatto anche altri video di approfondimento su questa saga, tipo il video sui fantasmi di Hogwarts, il video sulla scuola di magia americana e sulla storia della magia americana, e boh, probabilmente altri che adesso arriveranno piano piano man mano che mi addenterò in altri racconti. Mi piacerebbe per esempio fare un video anche sulla storia di Silente. Per esempio mi piacerebbe molto fare anche un video sulla storia di Silente, però non so se riuscirò a raccogliere abbastanza informazioni diciamo inedite per farci uscire un video abbastanza interessante, abbastanza lungo. Però non so, vedrò, adesso vedrò se riuscirò a raccogliere un po' di informazioni o meno. Quindi sì, direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio come al solito per avermi seguito blatterare per mezz'ora. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!